Questa mattina nuovamente il segnale dell'agitazione, i lavoratori che lavorano per la ditta che è in appalto, le pulizie per il Comune di Cagliari e l'Università, sono nuovamente qua dinanzi al Comune di Cagliari. Come mai? Sono qua nuovamente perché l'azienda continua con i soliti ritardi. La tredicesima che è stata pagata solo il verso 10 di gennaio a un gruppo di lavoratori che l'aspettavano entro il 20 perché sono lavoratori monoreddito che hanno uno stipendio bassissimo e contano sulla tredicesima per pagarsi quello che durante l'anno non riescono a pagare. Parliamo di stipendi molto bassi che possono andare dalle 300 alle 800 euro. Quindi questi lavoratori, dopo vari solleciti, dopo aver aperto la procedura di raffreddamento, dichiarato lo sciopero, hanno trovato la tredicesima 10 di questo mese. Abbiamo fatto un verbale in sede sindacale con l'azienda, no, veramente nella sede dell'azienda, dove l'azienda si impegnava a pagare lo stipendio entro il 15 del mese. Ricordiamoci che il loro contratto prevede lo stipendio il 10 per il mese di gennaio. Hanno sottoscritto questo verbale e 15 lavoratori non si sono trovati lo stipendio. Quindi abbiamo deciso di continuare e proclamare lo sciopero per questa giornata. I soldi sono arrivati ieri. Però siamo stanchi dei ritardi perché ogni volta bisogna sollecitare gli stipendi, aprire la procedura di raffreddamento, se no l'azienda non dà risposte. Di quante unità lavorative allora, parliamo? Stiamo parlando dalle 150 alle 200 perché parliamo degli appalti del Comune di Cagliari e dell'Università. Ci sono anche altri appalti, però i lavoratori non si sono rivolti a noi, quindi abbiamo preferito non citare questi altri appalti. Questi lavoratori sono stanchi, oltretutto l'azienda ieri ha chiamato i lavoratori dicendole di andare in ufficio a firmare i precetti e gli ordini di servizio. Le norme sono abbastanza chiare, i lavoratori devono essere contattati dalle organizzazioni sindacali e dai rappresentanti sindacali per i precetti e decidere dove mandarli. Non è che l'azienda prende e chiama i lavoratori dicendo che devono firmare un foglio, non esiste proprio. Questo è un comportamento antisindacale e stiamo valutando insieme alla CGL di andare avanti perché per condotta antisindacale. Siamo stanchi di queste situazioni, di questi appalti, di queste aziende che lasciano i lavoratori senza stipendio e senza sapere la data nella quale verrà pagata la loro retribuzione.